Rieccomi a girare un altro video. Come vi ho detto, sono andata da Acquestapone perché dovevo fare il rifornimento di detersivi. Scusatemi, prima di iniziare a proporvi le cose di Acquestapone, mi sono scordata di farvi vedere due cose di Lidl. Vabbè, ho preso perché era la settimana che c'erano le offerte, vabbè, la settimana greca. E poi le cose di Halloween. Io come Halloween ho preso solo la carta, diciamo, Scottex. Questa qua con tutti questi disegnini carini, solo questo, perché poi c'erano snack, patatine, ma io non ne ho preso. Ho preso questa e poi niente, ci ho preso il calendario dell'avvento che magari lo darò ai miei nipoti, questo qua natalizio, ma già c'è. Ora passiamo da Acquestapone, allora mi serviva il detersivo liquido per lavatrice che mi è finito e ho visto che in offerta da Acquestapone c'erano queste tre bottiglie di Dash da 51 lavaggi in tutto a 6,90 euro, 6,99 euro, così il Dash più bianco non si può. Ho preso questo, poi mi sono presa una candeggina profumata perché mi sto trovando molto bene. Lavo pure a terra con la candeggina profumata e non fa quell'odore, diciamo, troppo forte. E quella che costava di meno era l'Isoform. Questa qua con, diciamo, floreale. Questa qua, 1 euro e qualcosa. Poi ho preso lo sfiancante in polvere che mi sono trovata benissimo. Con questo di spuma di champagne bianco puro Oxyactive, 3,30 euro. Poi ho preso i foglietti salvacolore, anche se divido i bianchi dai colorati, io li metto ugualmente. Ho preso questi della Brown e sono 10 pezzi. Poi ho preso, che mi era finito del tutto, il disinfettante lavatrice, il Bioform. Questo, diciamo, è, diciamo, il duppo del Napisan, ma lavora eccezionalmente. 1,5 litri, mi pare che è costato 1 euro e qualcosa, o 2 euro. Poi ho preso un pacchetto di cosine femminile che non vi mostro. Poi mi sono presa una candela che era in offerta, questa della Glade, ne parlano molto bene, dice che profumano veramente. Io ho preso questa qua che era in offerta, 2 euro e qualcosa, ribes nero, incenso e ambra liquida. Ma me lo auguro, da qui l'odore è molto gradevole. Questa qui, le altre profumazioni erano a prezzo normale. Poi, allora, mi serviva l'ammorbidente perché c'ho solo quello in uso, il favoloso, che poi non ne ho più. Perciò mi sono presa due bottiglie. Altre bottiglie? Dov'è? Forse ne... Allora, in offerta c'era questo diciamo, nel bottiglione grande, questo qua, Lenore, le nuove profumazioni delle isole che si ispirano alle isole. Questa qua ho preso Portofino che ancora non l'avevo preso ed è buona. Speriamo che nei tessuti si senta come si sente quella là di oro e vaniglia. Poi, ecco, no, qua ci sono le altre cose. Vabbè, finisco qui. Allora, la bottiglietta piccola di Lenora, siccome me ne sono presi due bottiglie di quelle grandi, questa me l'hanno data in omaggio. Mi sono presa questa qua perché oro e vaniglia non ce l'avevano. Io ho preso gelsomino scarlatto, che è, diciamo, un odore anche molto invernale, buonissimo. Questo in omaggio. Poi ho preso le cosine per la cagnolina Laika, vabbè, da questa pone ho preso. No, non può essere. Non è che a questa pone. Ho preso queste qua, i popper che li sgranocchia Laika, erano 99 centesimi, ne ho preso mi pare 5 confezioni. Poi ho preso un altro spazzolino, magari me lo porto dai miei. Poi ho preso uno shampoo, un altro shampoo, questo qua altro dolce all'avena. E poi mi sono presa perché mi si sta seccando, mi sta finendo, perché ormai io non mi trucco più. Come mi trucco con tutta quella maschera, la visiera, mi trucco solo, mi metto il mascara e la matita all'interno dell'occhio. Potrei truccarmi con l'ombretto, però vado sempre di corsa. E ho visto che in offerta c'era questo della Rimmel,
Scandalis Reloaded, questo qua della Rimmel, 5,90 euro, quasi 6 euro. Ho voluto provarlo, vediamo come mi trovo. Allora, questo sacchetto si è anche distrutto. Poi c'è un'altra piccola busta. Allora, ci sono un pacchetto di bicchieri di plastica, questi qua della Presto. Qua c'è l'altra confezione di Lenora, questo qua, Capri, che questa qua è una profumazione meravigliosa, mi piace un sacco, sempre 1,65 euro in offerta. Ah, qua c'è lo scontrino di Mizzico, 47 euro, ho speso questa cosa. Ho preso un pacchetto di Gillette di rasoi per mio papà, questo qua era in offerta il Sensitive, che dice, dovrebbe essere quello meno, diciamo, invasivo, meno, che non dovrebbe proporre allergie, questo pacchetto, 2 euro e qualcosa. Niente, poi ci ho preso, vabbè, sempre i popper che ve l'ho fatto vedere già prima alla cagnolina, che sono 99 centesimi a pacchetto in offerta. Poi mi sono presa, ho voluto prendere, perché una volta me lo sono comprato che in offerta e mi sono trovata troppo bene, però ora la bottiglia grossa non c'era, e ho preso questo, lo spuma di champagne di Marsiglia, che, diciamo, quello originale, veramente fa un odore, lascia un odore nei tessuti, ma poi sbianca e smacchia tutta la perfezione. Io l'ho voluto prendere, si può lavare a mano in lavatrice, io ormai non lavo più a mano, forse in estate qualche indumento intimo sì, ma ormai che ce l'ha il tempo, e poi le cose non si asciugano. E ho preso questo, sono 16 lavaggi, ma non lo so. Questo non mi ricordo quanto è costato, forse non era in offerta. Niente, poi ho preso questo balsamo Forte e Lunghi, che lo proponeva Serena nel canale De Serenina, ne parlava molto bene. Ecco, era proprio questo Forte e Lunghi di cui parlavo, non era l'altro che avevo preso io per capelli grassi, che comunque mi trovo bene. E niente, l'ho voluto prendere, sono 160 ml. Poi vi dirò, biotina più bambù. Non mi ricordo quanto è costato. Comunque, vi devo mostrare altro. Non credo proprio. Non credo proprio. Ho finito finalmente di mostrarvi tutto. Questa è tutta la mia spesa di Dieter Smith, che ve la metterò online all'inizio di settimana. Io per adesso vi auguro una bellissima, bellissimo sabato e una bellissima domenica. A presto. Appena posso vi giro il video anche dei prodotti finiti detersivi, perché ho un sacco, una busta che già straripano fuori i prodotti, non ci entrano più. Siamo già al 24 di ottobre, appena posso li toglierò di mezzo e ve lo proporrò. Grazie e arrivederci, grazie ancora perché siete fedeli. Vedo che il canale cresce sempre ogni giorno, anche se propongo meno video. Vi ringrazio, a presto, ciao!